Ritorno alla vittoria per il Città di Pomezia. Al Franco Maniscalco, per la 16ª giornata del campionato di seconda categoria Girone L, la squadra di mister Sebastiani batte per 3-2 il Giulianello. Già nei primi minuti le due compagini non si risparmiano. 8° minuto, su calcio di punizione battuto da Fusco, recuperata da Castiello, ci prova Anatoli, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Il risultato si sblocca al 31esimo. Latini, su calcio di punizione, beffa Crisafulli, 1-0 Giulianello. 8 minuti più tardi, su assist di Vatalaro, va il tiro Anatoli, parata. Nella ripresa si attiva la giostra dei gol. Al 52esimo, Anatoli pareggia i conti per il Città di Pomezia, 1-1. 60esimo minuto, su assist di Castiello, Anatoli si fa gioco della difesa avversaria, doppietta per lui e 2-1 Città di Pomezia. 10 minuti più tardi, Toscano subisce fallo, per l'arbitro è rigore. A incaricarsi del tiro è Girace. Fiaschetti non può farci niente e 3-1 Città di Pomezia. Il Giulianello prova la rimonta. Al 77esimo Tora prima becca il palo, poi viola la rete. 3-2. Ultima occasione per gli ospiti al 93esimo. Prova Latini su punizione, ma Crisafulli non si fa trovare impreparato. 10ª vittoria stagionale per il Città di Pomezia. Per il Giulianello la seconda sconfitta consecutiva. È stata una partita difficile, 3 punti importanti. Abbiamo iniziato il primo tempo un po' in difficoltà, loro sono una bella squadra, ci hanno messo un po' in difficoltà, specialmente a centrocampo. Poi al secondo tempo siamo saliti in cattedra e non ce n'è stato per nessuno, insomma. Un rigore che secondo me non c'era. Abbiamo sfruttato male le prime occasioni, potevamo andare sul doppio vantaggio o il triplo addirittura, e poi il secondo tempo in 10, senza il centrale basso di centrocampo è difficile fare la partita. Noi la nostra partita l'abbiamo fatta e credo abbastanza bene, poi purtroppo qualcosa non va, anche la fortuna non ci gira dalla nostra parte come nelle ultime 4 o 5 gare. Ci rifaremo alla prossima, si spera, si dice così, no? Così tira sul morale.